portarla alla base. Però potrei provare una sola volta. Muscoli da Super Gecko! Ops! Gecko! Ha rovinato il vostro piano e le sue zampette da lucertola non l'hanno nemmeno scalfita. Ora guardate il maestro ninja utilizzare tutta la sua forza! Colpire con forza e distruggere! Il parco giochi! Oh no! Vento da super gufetta! Prendila, Gecko! Bella presa, bravo! Grazie! Magari potrei provarci ancora un'ultima volta? Eh? Ma farò molta attenzione! Mi merito quella medaglia, specialmente per il mio super triplo pugno da Gecko! Quella lucertola non sa sferrare un colpo! Ah sì? Ci riuscirò la prossima volta, lo vedrai! Mini ninja, avanti l'ariete! 1, 2, 3! Sono decisamente il più forte! Distruzione roccia alla Gecko! Non si è ancora rotta! Almeno per ora! La situazione inizia a diventare assurda! Vuoi dire che non lo era quando il ninja della notte ha cominciato a piegare tutti i lampioni? Certo, Super Pigiapesti! Ma solo se riuscirete a battermi nelle 3 gare! Chi ne vincerà di più avrà la coppa! E quello sarò io, perché sono il migliore! Impossibile! Nessuno può battermi! Io sono Gattoboy, il supereroe più veloce della notte! Allora benvenuto alla gara per la Coppa dei Bambini, nella quale io dimostrerò di essere il più veloce corridore che si sia mai visto! Lunetta! E tu che cosa vuoi? Ecco, pensavo che a una gara senza regole servisse un arbitro sregolato, come me! Una perfida? Come arbitro? Neanche per idea! Farebbe vincere te! Ah, sì, è vero! Prendere o lasciare, Super Pigiapesti! Ci stiamo! Con la mia velocità avremo un tale vantaggio che anche Lunetta dovrà riconoscere la nostra vittoria! Beh, perfetto! E allora, dov'è la coppa? Vorrei tanto vederla! Non adesso! Però potrai ammirarla quanto vuoi dopo che l'avrò vinta! Trova la coppa, Falena. Scommetto che è splendente e bellissima. E tutto ciò che è splendente e bellissimo deve essere mio. Nella prima gara, i concorrenti dovranno trasportare un uovo fino al traguardo, su un cucchiaio! Eh? Ehi! Che vinca il concorrente più dispettoso! Pronti? Ai posti? Via! Arrivo! Attento! Meglio andare piano, ricordi il detto? Ma devo recuperare! È il momento di spingere un po' sull'acceleratore! Super Gatto Velocità! Perché stai rallentando il tempo, Romeo? I Pigia Masks! Siete giusto in tempo! Capita? In tempo! Sono una forza stasera! Indubbiamente, signore. Ne sei sicuro? Sto rallentando il tempo, così quando tutti si muoveranno lentamente non potranno fermarmi e io conquisterò il mondo! Una volta che avrò posizionato il mio orologio al centro della città, l'onda magnetica colpirà tutti e sarete per sempre lenti! Forte! Sono un genio! Io ve l'avevo detto! Per tutti i baffi felini, non penso proprio, Romeo! Gecko, ora! Ma dov'è? Ora! Ora! Gecko! Stavo guardando la gattina! È davvero un amore! Bel tentativo, lumaccone! Ops! Se n'è andato! Che succede, Gecko? Stavo guardando la gattina! È davvero un amore! Ma Gecko, hai lasciato fuggire Romeo! Concentrati! Non preoccuparti! Ho ideato un piano che lo fermerà di certo!
con la Giacomobile sarò in grado di guidare fino al laboratorio di Romeo senza che lui riesca a vedermi. Guarda, ecco il laboratorio! Super Giacomimetismo! Hai sentito qualcosa? Negativo. Sono quei subdoli super pigiamini. Oh no, un piccione! Ciao piccione, vola via! Vai, vai! Ma che cosa strana! Aspetta, sono i pigiamasks! Li ho in pugno ora! Ci ha visti! Jacko, attento! Guardate il piccione! Sta volando o è seduto? Chi lo sa? Lascia perdere il piccione, attento! Oh no! Guffetta, attenta, guarda! Cos'è quello? Non lo so, ma non lo vorrei far crescere nel mio giardino. Ed ecco laggiù Lunetta! Lunetta, che cosa hai fatto? Non vi piace il mio fiore lunare? A proposito, non mi serve più la vostra attrezzatura da giardinaggio. Adesso al mio fiore serve solo una salutare dose di potentissimi raggi lunari. Però è un fiore davvero spaventoso. Uno? Ha! È molto più spaventoso di così. Vedrai quando quel bocciolo si aprirà rilasciando milioni di semi. Ogni seme cadrà a terra e così crescerà un altro fiore. Ognuno dei nuovi fiori rilascerà altri semi che a loro volta si trasformeranno in fiori. Ehi! Di chi è questo piano? Presto ci saranno così tanti fiori lunari che non ci sarà più spazio per altri fiori! Dobbiamo estirpare quell'erbaccia prima che ricopra l'intero pianeta! Che cosa diceva il nostro corso di giardinaggio sul modo di rimuovere le erbacce? Basterà scavare, semplice! No, aspetta! Una grossa erbaccia ha radici estese. Dovrai estirparle tutte. Se resta anche solo una radice, crescerà un altro fiore lunare. Scaveremo tutti insieme. Questo è giardinaggio al modo di Guffetta. Oh! Ah! Ali sfarfallanti! Un super pigiamino è preso. Ne restano due. Super gatto velocità! Muscoli da Super Jacko! Ehi! Grazie per l'invito, Lunetta! Benvenuti alla mia festa! Aspetta, ma quelli non sono gli altoparlanti della scuola? Sì! Hai preso in prestito le attrezzature scolastiche? Non le ho prese in prestito, le ho rubate! Per la nostra festa danzante! Contenti, super pigiapesti? Non si parla così ai propri ospiti! Ospiti? No! Gli ospiti possono andarsene quando vogliono! Ma voi, ragazzi, beh, capirete tutto quando vedrete questo! Cos'è? Siete in trappola, pigia guastafeste! Non c'è via d'uscita dalla mia cupola lunare! E io che pensavo volessi fare pace! No, mi dispiace! Oh, riguardo a questa cupola, è tutta intorno a voi, sopra di voi, e si estende nel suolo per un bel po'. Mentre siete in trappola, prenderò tutto quello che resta dalla scuola di danza! Come? Non voglio che nessun altro si diverta ballando! Solo io potrò farlo alla mia festa! Ali sfarfallanti! Il ballo verrà cancellato se ruberà tutte le attrezzature! Non potremo esibire i nostri passi! Jackie Guzzanti, ci tenevo tanto a far vedere il mio robot! Noi non possiamo permettere a Lunetta di rovinare la festa a tutti! Dobbiamo uscire di qui! Ci penso io! Muscoli da Super Jacko! Non ce la faccio! È impossibile volare fuori! La cupola prosegue nel suolo, quindi non possiamo passare sotto. Fa una giravolta super veloce, così puoi scavare un tunnel sotto la cupola. Che idea fantastica! Sarebbe come fare il tornado roteante, Gatto Boy. È vero, io penso che siano più o meno simili. Dovresti solo fare un po' di pratica. Non ho intenzione di riprovarci. È stato troppo imbarazzante. Pensiamo ad un'altra idea. Te la caverai. Te lo mostro ancora, dai. Sulle punte dei piedi. Solleva la gamba e gira! Ma falla a super gatto velocità! Ok.
Però usare il restringitore per mettere in ordine non vuol dire giocare. Io sono Romeo, restringerò tutte le cose in disordine e partirò alla conquista del mondo! Chissà che serve questo pulsante. Serpenti sibilanti! Funziona anche come ingranditore! Fantastico! Ciao ragazzi! Geco, chi è stato a farti questo? Nessuno, mi sono colpito da solo con il restringitore di Romeo. Però in senso inverso, e ora sono enorme. Tranquillo, ti faremo tornare normale. No, è fortissimo essere un... Geco gigante! Che nessuno si azzardi a sabotare la parata! Sono un gigante! Oh oh, guai in vista al parco giochi! Lunetta! Allagato mobile! Un solo passo per Geco, un balzo enorme per il super gigantesco Gecosauro! La parata sarà solo mia, Falene! Ruberemo tutti i carri e faremo di me la regina della parata! Esultate, mie piccole bellezze lunari! Quali sfarfallanti! Che succede? Vi farò arrivare alla parata in un battibaleno! Che c'è? Bell'atterraggio, pigiarin citrulliti! Quello cos'è? Sono il Geco gigante! Sono qui per impedirti di rubare i carri! Specialmente quello della lucertola, il mio preferito! Eccoli là! Stanno per imbrigliare anche la mongolfiera! Presto, gufetta! Come facciamo a fermarli? Dici che cosa fare! Il ninja della notte si sta impadronendo di ogni velivolo! Io... Va bene, tranquilla, faccio un tentativo! Yoho! Forza, Pigia Max! Cosa? Frena! So come si fa! Comunque non posso trattenermi, devo volare! Che cos'è successo lassù? Ci serviva davvero il tuo aiuto! Scusate, ma il ninja della notte e i mini ninja sono troppo bravi! Avete visto che virate sanno fare! Ma tu sei più brava di loro! Mentre noi non lo siamo per niente! Devi aiutarci! Puoi farcela, gufetta! Puoi farcela! D'accordo! Vista, gufetta! Hanno preso il modello di razzo spaziale del museo! Il ninja della notte non può rubarlo! Allora, qual è il piano? Forse potremmo... Potremmo... No, non funzionerebbe! Non fa niente, inventeremo qualcosa strada facendo! Gatto, va in arrivo! Aiuto! Gatto, vai! Fa qualcosa! Provando! Dove sono? Laggiù! Li abbiamo persi! Lui è troppo bravo! Fa avvitamenti e cabrate! E sa fare tutto! Non posso competere! Aspetta! Geco! Dove sei? Ci serve il tuo aiuto! Geco! Ti ho presa! Falene! Lasciatemi! Geco, stai bene? Sì! Lunetta, restituisci tutte le pietre magnetiche! O almeno, ti prego, ridammi la mia! E quella bianca, quella là! Rinunciando così al potere di attirare tutto ciò che voglio, no grazie! È davvero speciale! Speciale? Non sembra affatto così speciale. Invece lo è. Ti prego, vieni direttamente dalla Luna. La Luna? Che bella idea. Cosa? Quale idea?
Una semplice, micetto mocciosetto. Perché accontentarmi di tutti questi oggetti quando posso attirare la luna giù dal cielo e averla tutta per me? Grazie, lucertolina! No, aspetta, non puoi! Sarebbe una vera follia! È pericoloso! Non mi importa, io voglio la mia luna! Mi dispiace, ragazzi. Non era mia intenzione darle quell'idea. Non lo so, mi è scappata. Non fa niente, Geco, ma adesso dobbiamo fermarla. Usare ancora il gufaliante è troppo rischioso. Potrebbe afferrarlo di nuovo con il suo magnete. Tranquilli, ho un super pigiapiano. Ma tu dovrai fare la tua parte, Geco, e non pensare solo alla tua pietra speciale. Conta su di me, Gato Boy. Allora, noi siamo in tre e ci sono tre ostacoli da superare. Lunetta, il suo magnete e le sue falene. Ecco che cosa faremo. Ci siamo! La cosa più bella dell'universo tutta per me! Potere lunare, portami la luna! Sì! Grazie al mio ultramagnete sarai mia! Tutta mia! I super pigiamini ti fermeranno! Dov'è finito? Devo averlo perso da qualche parte. Trovato! Yeah. Ero sicuro di averlo in tasca. Romeo, che cosa hai fatto ai miei amici? Eccoli qui! Ma lavorano per me adesso! Che cosa? Gufetta, Geco, allontanatevi da Romeo! Negativo. Adesso obbediamo soltanto a Romeo. Sta succedendo qualcosa di strano. Gatto, vai! Non guardare da questa parte! Ah, sì? Allora facciamo un po' di luce su questo mistero. Palle di pelo! Che cosa? Greg! Amaya! Ci arrabbiati mentre stavamo giocando! È stato facile, non avevano i superpoteri. Ma se voi siete nelle gabbie, loro chi sono? Allontanati da loro, Gatto Boy! Il visualizzatore ha parlato di robot. Quindi questi non sono Jack e Gufetta! Ah! No, ma tu hai pensato che lo fossero, mentre sono solo le mie incredibili copie robot. E se non avessi perso il mio circuito, anche tu avresti il tuo. Un circuito stampato? Intendi questo? Il mio circuito stampato! Non fare troppo il furbo, bel gattino! Presto i miei robo Gufetta e il robo Geco metteranno anche te in gabbia! Domineremo il mondo e tu non potrai più fermarci! Gatto Boy, liberaci, così possiamo aiutarti! Non senza i poteri! Tranquilli, ora vi prendo i pigiamini! Cercavi questi, micetto mocciosetto? Oh. Già, i loro pigiamini sono miei! E anche tu lo sei! Questi robot hanno gli stessi poteri di Gufetta e Geco. Oh no, sono molto meglio. Guarda questo. Oh, poteri extra, non è corretto. Ti avevo avvertito. Ci ho messo anni per costruire un computer per alimentarli. Ma adesso i miei robot sono imbattibili. E anche io lo sono. Bel colpo, mini ninja. Ecco che arrivano i super pigiamini. Siete venuti ad ammirare la mia torta? Non è la tua torta, è la torta di Geco. No, non più, è la mia festa. Voi non siete invitati. E ora si dia inizio ai giochi. Non puoi dare una festa di compleanno se non è il tuo compleanno. E con la mia torta. Ehi, ninja della notte, scommetto che vi battiamo in qualunque gioco. Che cosa? Coraggio, giochiamo a mosca cieca. Io sono imbattibile. Ma se volete provarci, allora giochiamo a passa il pacco. Ma io voglio giocare a mosca cieca. No, è la mia festa, perciò scelgo io il gioco. Allora io non gioco. Bene, tanto non volevo giocare comunque. Tenete impegnato il ninja della notte, io recupero la torta. Io e Geco vorremmo giocare. Perfetto, avete già perso. Mini ninja, il pacco. Allora, ci passiamo il pacco finché la musica non si ferma. Chi lo avrà in mano scarterà uno strato. Quale musica? Ah, la musica si è fermata, che fortuna! Bene, un altro giro.
detto che sono bravo. Cosa? Ma quanti strati ci sono? Ma quanto sono fortunato! Finalmente! Oh, guardate! Guardate quanto mi somiglia! Jaco, tutto bene? Sì, ma prendi le marionette! Super pigiamini, salvataggio! Super gatto velocità! Prendeteli! Vento da super gufetta! Falene, che state facendo? Ben fatto, super pigiamini! Le marionette sono salve? Sì, ma Cameron no! L'abbiamo lasciato solo! Pensavamo che fosse in pericolo! Chi è Cameron? Io volevo solo recuperare le marionette! Ma che ci fa Cameron da queste parti? Chi è Cameron? È sonnambulo! Chi è Cameron? Dobbiamo riportarlo a casa! Sì, ha bisogno di aiuto più delle marionette! Chi è Cameron? Secondo me come marionetta è perfetto! Oh no, lo sveglierà! Dobbiamo fermarla! Perché le butti a terra? Sono marionette! Guarda quanto sono forti! Forza, marionette! Fate un balletto e dite ciao ai miei amici! Non ti avvicinare! Non si può svegliare un sonnambulo! Ma lo sveglierò, tranquilla! Però vorrei tanto giocarci un po'! Vieni da Lunetta, bella marionetta! No! No! Spostatevi! Jaco, c'è bisogno di te! Metti via le marionette! Arrivo subito, ragazzi! Andiamo, marionette! Ora devo aiutare i miei amici! È tutto mio adesso! Alida super gufetta! Super gatto balzo! Ti ho preso, bella addormentato! Ecco, brave! State sedute qui, comode e al sicuro! Eccomi, arrivo! Guardatelo! Si muove come un vecchio e lento dinosauro! Un dinosauro che russa! Credo proprio che lo chiamerò... Russosauro! Wow! Lunetta è brava! Lo muove proprio come se fosse una marionetta! Jaco, dobbiamo toglierle il Luna Magnete e non possiamo svegliare Cameron! Non sarebbe fra le sue grinfie se non avessi perso tempo con le marionette! Allora, sei con noi? Sì, è vero! Scusa! Ok, super pigiamini! Convinciamo le farfalle in modo... gentile! Ciao, farfalline! Volete volare con me? Coraggio, venite! Guardate quanti bei colori, farfalle! Andiamo, ve li mostro tutti! Cosa? Questo vi piace? La gentilezza? Sì, esatto, Lunetta! E voglio provarci anche io! Mi dispiace tanto per poco fa, credetemi! E vi ho portato questo bel mazzolino di fiori! Ecco! Vi prego, seguiteci! Sì, brava! Bravissime farfalline, grazie! Cosa? Il mio Luna Magnete si è inceppato! No! Ferme! Farfalle! Non andate con loro! Falene! Dove siete? Falene! Che cosa state aspettando? Prendeteli! Insomma, vi ho dato un ordine! Stupidi insetti buoni a nulla! Volete venire anche voi? Ci fa tanto, tanto piacere. Sì, e vi prometto di essere educato. No, 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 no! Non ho più aiutanti, sono sola! Così non vale! In fondo, però, un po' mi dispiace per Lunetta. Oh, no! Scusate, amiche. Se non cercherò più di sostituirvi, voi rimarrete con me, non è vero? Oh. Una. No, aspetta! Super gatto balzo! Sei! Sei mio, Romeo! Eh? Oh! Ha-ha! Gufetta! Ma perché l'hai fatto? Tu perché l'hai fatto? Hai lasciato fuggire Romeo! È fuggito perché tu sei arrabbiata con me e mi hai intercettato! Questo perché mi è spaventata al museo! Oh! Che ridere! I famosi super pigiamini che bisticciano come gatti e pennuti!
Super gatto balzo! Il formidabile gatto boy afferra la terrificante coda del dinosauro che si dimena! Oh! Mi libererò di te, micetto fifone! Oh! No! No! Oh! 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 Devo sistemare le cose! Alida super gufetta! Oh! 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 Preso! Oh! Wow! Accidenti, non è tanto facile! Ma sì, forse ci riesco! È come un videogame! Sì! Ora farai una galoppata come dico io! Tu, sciocca lucertola! Fammi scendere! Pronti per l'atterraggio! Ce l'abbiamo fatta! Bel lavoro, Pigia Masks! Tranquilli, li sistemo io! Ah, chi vorresti sistemare? Gatto Boy! È terribile! Oh, ma guardate che bel micino! Uno è ristretto, ne restano due! Inseguiteli, mini ninja! Serve quella macchina per riportarmi a grandezza naturale! La tua voce è... uno squittio! Ti aiuteremo! Non voglio aiuto! Sono imprigionato in un corpo minuscolo, ma sono ancora grande! E lo dimostrerò! Super gatto velocità! Aspetta! Ehi! Lasciatemi! Mettetemi giù, mini ninja! Fatelo ballare, mini ninja! Che cosa? Io non voglio ballare! Ma saresti un ballerino perfetto con i miei mini ninja! Che idea geniale! Sicuramente non geniale come conquistare il mondo! E invece sì, dà un'occhiata a questo balletto! Sì, niente male! Ma quando io conquisterò il mondo, potrò fare tutto ciò che voglio! Super Gecko Mimetismo! Guarda che buffo! Che cosa si può volere più di questo? Sei libero, Gatto Boy! Vieni via con me! Non restate lì imbambolati! Inseguiteli! Oh, per tutti i rettili, qui serve un piano! Che però tenga conto che sei piccolo! Non sono tanto piccolo e posso ancora essere il capo! Andiamo! Oh no, è una tragedia! Vista gufetta! Eccola là! L'ho vista per prima, vinco io! L'ho sentita per primo, vinco io! Jackie Guizzanti, basta ora! L'avete trovata tutti e due, quindi è un pareggio! No, uno di noi deve vincere! Ecco, ci sono! Il primo che arriverà lassù in cima vince! Ti sembra il momento adatto per una gara, questo? Jacko ha ragione. E comunque non servirebbe. Vincerei io con la super gatto velocità. Niente affatto, Gatto Boy. Con le mie ali da super gufetta sono più veloce di te e ti batterei. Cosa? Io dico di no. Stai per vedermi vincere un'altra volta. Super gatto velocità! Gufetta! Più scattante di un puma, Gatto Boy. Corre fino al tetto e... batte gufetta per un pelo di gatto! No, sono arrivata prima io! Ma scherzi! Non importa chi ha vinto, dobbiamo scoprire qual è il piano di Lunetta! Shh! State giù! Lunetta il fischietto! Presto! In due gruppi! Pronte? Attente! Falene in formazione! Veloci, perché non voglio vedere lumache tra voi! Ha! Tra poco tutti i giocattoli di quel negozio saranno miei!
La squadra che mi porterà il giocattolo più grande vince! Prima la squadra 1! Oh! Ottimo! Piccole ladre alate! Allora, lascerete forse che vi battano, squadra 2? Serpenti sibilanti, non possiamo permettere che rubino tutti i giocattoli. Forse se le portiamo via il fischietto, le squadre si mischieranno. Nessuno di questi oggetti è come la statuetta lunare, continuate a cercare! Non puoi darle semplicemente quello che vuole. No, la statua gufregalo è mia. Ok, allora facciamo un tentativo. Super gatto a velocità! Avanti, falene, non abbiamo tuta... Eh? Cosa? Ehi! Che sta succedendo? Tutte le porte sono chiuse, Lunetta! Sei in trappola adesso! Come no? Luna Board! No! Prendilo! Lunetta e le falene sono scappate! Ma non hanno rubato niente qui! A parte il mio gufo regalo! L'ha preso lei! Non possiamo fare finta che tu gliel'abbia regalato? No, direi di no. Oh, sembra che a Lunetta non interessino più queste cose. Non capisco perché nessuno vuole questo gatto. Riportiamo tutto nella nostra classe. Così tutti saranno di nuovo felici. A parte me, il mio gufo regalo non è qui. Io entro e vado a riprendermelo. C'è una specie di campo di forza qui. Avrò bisogno del vostro aiuto per riprenderlo. Sei sicura che non glielo vuoi regalare? Lunetta ha rubato il mio gufo. Non si merita che glielo regali. Ok, fallo uscire dalla tana. E io provo a vedere se riesco ad entrare. Ehi, Lunetta! Non mi interrompete mentre ammiro la mia bellissima scultura lunare. È la scultura di un gufo e tu l'hai rubata! No, ero certa che me l'avessi regalata. Impossibile, è mia! Ma è più adatta a me, quindi devo tenerla io. Avanti! Di che è mia? Dillo! L'abbiamo perso. Forse con la gatto mobile saremmo riusciti a raggiungerlo. O se avessimo preso il gufaliante avremmo potuto seguirlo dall'alto. Udito gatto! Vista gufetta! Oh, serpenti sibilanti, ci deve pure essere qualcosa alla mia portata. Oh, luci in movimento verso la piazza principale. Va bene, posso seguirle. Aspetta, Jacko! Guffetta, seguilo in volo! Io vi raggiungerò con la mia super gatto a velocità! Super mimetismo della Jacko Mobile! Aia! Il ninja della notte! Ehi! Il più piccolo delle super pigiapesti! Non puoi prendere lo squalobus, ninja della notte! Come faranno i ragazzi a tornare a casa? A chi importa? Voi super pigiamini mi inseguite sempre con le vostre ridicole vetture! Ma adesso anche io ne avrò una! E sarà la vettura più veloce, più bella e più forte di tutti i tempi! Non sarà mai forte quanto la Jacko Mobile! Sarà mille volte meglio di quel coso verde viscido con cui serpeggi da tutte le parti! Impossibile! Può camminare sui muri? Guarda! Disattiva mimetismo! Forse no, ma camminare sui muri non è così strabiliante, soprattutto se puoi contare sulle palle appiccicose! Oh, oh, sei un ninja malvagio! Mini ninja! Solo io posso fare la risata malvagia! Visto Ramarrino, tu e la tua inutile Jacko Mobile non potete fermarmi! Jacko! Stai bene? Si può sapere perché sei andato via da solo? Noi non possiamo proteggerti se ti metti nei non guai. Non ho bisogno di protezione. Sono forte, posso cavarmela da solo. Preso! Sai, Gatto Boy, credo che voglia solo giocare con te. Sì, se avessi altri scopi non si metterebbe a giocare. Giocare? Guardate cosa ha combinato, è una catastrofe!
Veramente è quasi tutta colpa tua. No. Vattene via di qui. Gatto Boy, non puoi mandarlo via così, è spaventato. Ma è necessario, se c'è un mini ninja significa che il ninja della notte trama qualcosa. Bisogna uscire e dargli la caccia. Al gufaliante! Troviamo il ninja della notte. Super vista gufetta! Io non vedo niente! E tu, Gatto Boy? No, non vedo niente neanche io! Tu! Oh, è venuto con noi! Tu non dovresti essere qui! Sono sicura che vuole solo il nostro aiuto! No, per ragioni di sicurezza devo cacciarlo fuori di qui! Non agitarsi finché non atterriamo. E deve mettere la cintura. Geco, tienilo sulle ginocchia. Lo tengo io, tanto per essere sicuri che non combini altri guai. Oh no, è meglio se lo dai a me, Geco. Eccoci, siamo. Siete contenti ora? Avevo ragione, ci ha fatto precipitare! Jackie Guizzanti, Gatto Boy, sei tu che ci hai fatto precipitare! Vattene!